Gianni Colacione alla libreria dell'Argonauta, 4 marzo 2015, siamo in compagnia di Dimitri Deliolanes, che presenterà fra poco un libro intitolato La sfida di Atene per Fandango Libri. Dimitri, siamo qui appunto con l'autore. Di cosa parla questo libro? Parliamo ovviamente di Grecia in un momento molto particolare. È un libro sull'alternativa alla crisi. La Grecia è stato il paese europeo che ha più duramente subito gli effetti della crisi e io ho scritto questo libro per spiegare qual è l'uscita prospettata dal nuovo premier greco, dal suo partito, che è un partito della sinistra radicale che fino allo scoppio della crisi era ai margini della vita politica della Grecia e che invece all'improvviso è riuscito a guadagnare la maggioranza assoluta. E parlo anche un po' delle radici della sinistra greca, della sinistra di governo di Andreas Papandreou e del Partito Comunista che sta all'opposizione. Credo che sia un manuale, un tuffo, diciamo così, neanche troppo approfondito, diciamo, di tipo giornalistico, alla situazione greca nella crisi e alla possibilità, ai progetti, diciamo così, per uscire dalla crisi, rimanere in Europa, nell'Eurozona, però con una politica, con un governo di sinistra, in cui le due parole governo e sinistra non entrano in contraddizione, ma siano armoniche tra di loro. Soltanto una domanda rapidamente: questi primi passi del governo, diciamo, e dei contatti internazionali europei che ha avuto questo governo a guida Alexis Tsipras? Beh, io dico che Alexis Tsipras sta esattamente applicando, facendo fede a quello che ha detto a me in questo libro e a quello che ha detto anche in altre occasioni, cioè che l'uscita dalla crisi è un processo lungo e negoziale, quindi non rotture non necessarie con le istituzioni europee, e quindi una lunga marcia, una lunga trattativa con due punti fermi. Però il primo punto fermo è che non si accettano più nuove misure di austerità, e infatti fino a questo momento in cui stiamo parlando non è stata accettata alcuna nuova misura di austerità. E il secondo punto fermo è che non è possibile uscire dalla crisi, non solo la Grecia ma tutta l'Europa, tutti i paesi indebitati d'Europa, se non viene affrontato con coraggio e con una certa radicalità l'enorme problema del debito. Il debito è un peso enorme che pesa su tutte le economie europee e quindi va risolto in maniera, diciamo così, molto generosa, affinché l'economia dell'Eurozona possa di nuovo riprendere.